Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Diamo il benvenuto a Lucia Mann. Buongiorno. La vita è una favola. Sempre, Barbara. Vedo che oggi ci hai portato un altro graditissimo amico e ospite. Lo presenti tu? Sì, allora io lo voglio presentare così, guarda. Ormai. Però è Mario Talarico con noi oggi. Buongiorno, buongiorno. Lo devo presentare o non lo devo presentare? Posso dire buongiorno? Certo, non dai, 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 fai tu perché no, io no, voglio... Presenta. Allora, Mario Talarico, lui è un artista, produttore, unico al mondo, come mi diceva dietro le telecamere, che produce ombrelli personalizzati. Soprattutto ne ha fatti tantissimi anche per le spose. Dobbiamo dire... Chi non conosce Talarico? Perché loro veramente fanno degli ombrelli meravigliosi, artigianali, particolarissimi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come nasce la vostra attività? Allora, è un'attività che nasce nel 1860, quindi con me adesso siamo alla quinta generazione. Quindi vi lascio immaginare quanto sudore, quanto lavoro c'è stato per arrivare a questi traguardi, a questi livelli. Quindi nasce a Napoli e sta ancora lì la prima sede. Ah, quella è la sede storica? Sì, la sede storica e in poi... In via Toledo? No, è nel Vicoletto, Vico Due Porte Vico Due Porte a Toledo. E poi su via Toledo mio zio, Mario Talarico, che fu la quarta generazione, è ancora vivente ovviamente, però ebbe il genio di fare un negozio sulla via Toledo perché era più facile... Sì. Per il turista, insomma, visitare questo negozio, queste vetrine, e rimanere affascinato da questi prodotti un po' particolari, direi. No? E mi dicevi, Lucia, voi vi siete conosciuti perché producono ombrelli per le spose? Allora, ci siamo conosciuti perché io lo seguo sui social e sono stata sempre affascinata dai prodotti, soprattutto per il fatto che è un produttore, un artista, perché lo sai, io essendo comunque figlia di artigiano, cioè sento proprio il sangue scorrere. E quindi poi sono andata da lui, mi sono presentata e siamo stati circa 2-3 ore a parlare. Sì, penso qualcosa in più. E mi ha spiegato tutta questa cosa che lui da 5 generazioni, insomma, continua a fare. Come è cambiato il mondo degli ombrelli? Allora, più che altro, com'è cambiata la clientela? Oggi è più esigente, è molto più esigente, quindi gli ombrelli poi sono cambiati in base ai tempi. Abbiamo cercato sempre di farli più resistenti, più forti e, cosa importante, è fondamentale che si asciugano prima. Quindi dei tessuti sono trattati in maniera che si asciugano molto più presto. Perché spesso la gente non lo sa, ma l'ombrello, vogliono o non vogliono, si deve tenere aperto per farlo asciugare. Certo. Invece alcuni sono superstiziosi. Una volta che lo pieghi, restano le goccioline all'interno. Esattamente. Si forma la ruggine e si rompe. Quindi oggi sono cambiati. Ah, però per superstizione non lasciano gli ombrelli aperti all'interno delle case. Esatto. Ma per superstizione, ma che sono un porto ombrelli, insomma, di noi, come il gatto nero, no, poverino. Che avrà fatto di male questo gatto nero. Che poi Barbara, devi sapere che quando io sono andata da lui, lui mi ha regalato questo corno. Che ti ha portato fortuna, lo vediamo allora. No, allora io gliel'ho detto, io non sono superstiziosa, già sono... nata fortunata, però un però po' di non fortuna si sa mai, non fa... però guarda come punge, sai perché? Perché poi me l'ha spiegato. Perché in effetti il rosso del corno rappresenta il sangue e quindi si fa l'attivazione, che lui mi ha spiegato e mi ha fatto la fortuna nel sangue del corpo. E ho detto, quindi ma fammi uscire dobbiamo il sangue. Pungerci? Sì, però vabbè, non in maniera proprio, è giusto simbolica la cosa, giusto simbolica. Però, qui vediamo. Vedi, pure io non sono superstizioso, vedi, puoi vedere che anche vedi io che non sei sono per niente superstizioso. Un oggettino così, vedo non vedo, diciamo. Sì, 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 è un cornicello così. Allora, qui vediamo un po' di tipologie, riconosco un topolino, riconosco un San Gennaro, varie razze di cagnolini. Sì, allora, io l'idea mia è quella di... A me piace di... troppo uno a forma di oca, di, sì, di papera, ma com'è bello. Bene, allora, l'idea è stata quella di far avvicinare anche un pubblico giovanile, un pubblico nerd,
facciamo Super Mario Bros. Esatto, questo volevo dire. In modo che anche magari chi è quarantenne, che però dentro c'ha ancora il videogioco nella testa, oppure un appassionato di calcio, vede a Messi, vede Maradona, che ne so, chi vuole fare un omaggio partenopeo può comprare il San Gennaro, l'asso di bastone, il Pulcinella. L'idea è stata quella, cioè di ampliare, perché la pioggia deve diventare simpatica, non deve diventare antipatica, capito? Ecco, perché già da noia, almeno noia, a te no. Però quello che volevo dire è che noi ci siamo inventati anche lo slogan, proprio per farla appassionare. Qual è? Ed è con gli ombrelli di Mario Talarico, la pioggia diventa champagne. Così uno porta fortuna per la pioggia. Soprattutto pure un bicchiere. D'altronde, per esempio, per le spose porta fortuna. Sì, c'è sposa bagnata, sposa fortunata. Sì, sì, sì. Infatti io glielo auguro sempre. Infatti insomma, lui, quel pochino di pioggia. Com'è? Gli ombrelli per le spose, lui fa bucati perché si devono bagnare. Sono raforati. Dai, che io ci credo. Noi per dare fortuna alla sposa che abbia una bella giornata di sole, in realtà facciamo il parasole. Facciamo il parasole da sposa. Perché gli ombrelli si usano anche per il sole, peraltro è una cosa scicchissima. Vero. Il parasole prima come il bastoncino si portava per eleganza. Certo. Quindi noi, proprio per non farci odiare dalla sposa, cioè, gli auguriamo una bella giornata di sole. Un bel parasole. Glielo infiocchettate come parasole. Bello, tranquillo. L'ultimo che abbiamo fatto è stato fatto ispirato a Mary Poppins quando fa la passeggiata nel parco. Con la bianca e rosa. Bello, sì, lo me lo ricordo. Però, diciamo, in questo modo siamo contenti tutti e due. La sposa esatto. Con il sole. Insomma, sì. Si vendono ancora parasole al di là della sposa. Ma soprattutto col turismo che abbiamo qui da maggio-giugno. Molti vanno vengono a Napoli e poi dopo vanno a Positana, Amalfi, Costiera, e là si sa che è una bella fotografia fatta con un bel parasole, insomma vale tutta la pena. E così ci siamo inventati pure il parasole, per dire, con le guasce napoletane, con le rigiole di vetri, tutte queste fantasie, i pavimenti di Pompei, eccetera. Ti faccio una domanda che è una mia curiosità. Sì. Questo turismo, questa forte ondata di turismo che abbiamo avuto a Napoli, è un turismo che converte, è a periodi, che acquista, perché questo è il dubbio amletico, no? Se sia un turismo solo di sciame, diciamo, oppure se è un turismo che realmente aiuta il commercio. Sicuramente aiuta qualche... Allora, è un turismo che è a periodi. Mm. Cioè, il periodo del turismo che aiuta il settore... bar, settore ristoro. Poi c'è il periodo invece che aiuta il settore artigianale. Okay. Io dico che il periodo migliore per noi è quello lontano dalle feste proprio pesanti. Ah, vedi, il contrario di quello che uno immaginerebbe. Cioè la festa, diciamo, è più concentrata sul turismo mordi e fuggi. Okay. Quindi vengono, guardano le vetrine, chiedono, prendono i biglietti della visita. Quindi più vacanza. Sì. Mm. Ma il turismo che cerca l'artigianato, la sartoria, no? Perché chi viene qua, io ho un sacco di clienti che fanno proprio il tour, cioè vengono da me, poi vanno a farsi il vestito, da Marinella, vanno a prendere la cravatta, si fanno la passeggiata da Ferrigno per prendere il pastore, cioè è uno che viene, si fa proprio un tour. Un tour. Mm. Sì. Non voglio dimenticare anche altri nomi, se no mi... Vabbè, certo, gli artigiani in generale, più famosi. No? Sì, e quello lì per esempio è verso aprile-maggio, fino a settembre, cioè questo tipo di turismo. Quindi primavera. Sì, quello invernale invece è più il mordi e fuggi, un po' più da ragazzo, un po' più da famiglia che viaggia con i 4-5 bambini, sai che magari non è che può spendere tantissimo, però il gusto di venire a Napoli e di visitare la città. Mi verrebbe da chiedergli qual è stato l'ombrello proprio che ti è piaciuto di più? Questa è una risposta che vado a ereditare da mio zio, da mio nonno. Purtroppo non c'è risposta. È un po' come avere i figli. È vero. Uno è più bello, un altro è più brutto. È vero. E allora quello che riscuote più successo? Allora, sicuramente l'ombrello che rappresenta la nostra famiglia più importante... per noi a livello proprio di cuore è sicuramente quello che fu realizzato da mio nonno Giovanni Talarico per Edoardo De Filippo di Natale in casa Cupiello. E poi abbiamo continuato perché io ho avuto la fortuna per esempio insieme a mio zio di farlo a Castellitto e quest'anno invece ho avuto la fortuna di farlo a Vincenzo Salemme che ci ha fatto pure un grande dono, quello di nominarci durante la recita, insomma, lui spiega, questo ombrello l'ho preso da un mio amico Talarico a Via Toledo, quindi questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere.
Uno che ne vado orgoglioso invece, ma ne vado orgogliosissimo, è stato quello là che abbiamo realizzato per il Re Carlo. Dai. Eh sì, perché là è stato l'anno che abbiamo vinto pure gli europei, quindi è stata una doppia battaglia con gli inglesi, che mi ha portato grande gioia, ma non per gli inglesi, avevamo gli inglesi, e per un fatto di sfida. E in questo caso devo ringraziare l'ambasciatore D'Angiri, l'ambasciatore del Belize, che è un grande amico del Re Carlo, ci ha giocato a polo insieme, cioè sul sito stanno le foto insieme, cioè, e che gli venne l'idea di fare un regalo al suo amico, sua maestà, Carlo d'Inghilterra. E quindi ci contattò, disse: Mario, voglio fare una bella figura, e ci siamo inventati l'ombrello sul bambù intero, che non è mai esistito da quando è nato l'ombrello. Quindi io devo veramente ringraziare l'ambasciatore. Che significa, scusami, sul bambù intero? È tutto un tronco di bambù intero curvato a vapore. Ah, che cosa succede? Tutti gli ombrelli che vedete, anche Paperon dei Paperoni, per dire, c'è il manico di bambù. Totò, per esempio, fornitori ufficiali pure del principe Antonio De Curtis siamo, lo voglio dire perché mi fa onore. Solo il manico è di bambù, l'asta è di faggio. Perché tutti quei nodi non permettono alla canola di scorrere durante l'apertura e la chiusura. Ah, okay. Durante la pandemia mi sono inventato questo ombrello sul bambù intero. Comunque andare da loro è meraviglioso. Io quando ci sono andata e sono uscita, ho detto: ti piace? Io ho detto: no, ma è un misto. Eccolo, tra... lo vediamo. Sì. È vero, ecco, ora vedendo... Ciao, Mario. Mi sta salutando. Ciao Mario. Ora vedendolo è chiaro quello che dice. E come in effetti non si blocca. No, non si blocca. Abbiamo inventato sopra un sistema per farlo bloccare. E per farlo perché scendere... è un po' più largo, evidentemente. Non vabbè, è solo voglio quello. Sapere troppe cose. No, sono curiosa. Allora, fa una cosa, vienici a trovare in bottega. Ma questo senza dubbio. Te lo faccio lavorare proprio a te. Dai, questa è un'altra idea che stiamo facendo per il futuro. Bellissimo. Devi sapere che noi, approfitto per dire che noi stiamo realizzando il museo dell'ombrello su Via Torino. E invece te l'avrei chiesto io perché ho letto di questa notizia bellissima, racconta. E quindi insieme al museo un piccolo laboratorio dove stiamo cercando di far fare l'esperienza al turista di come si inizia l'ombrello. Bello. Ma si potrebbe far fare anche ai ragazzi, no? Assolutamente. Ma ben vengano. Servono artigiani. Che ben vengano. Ne parlavamo. Ma certo, perché comunque noi siamo famosissimi per il nostro artigianato. Assolutamente. Le nuove generazioni vanno sempre più per vie traverse. Purtroppo oggi c'è troppa voglia solo di social. A me dispiace perché quando parlo così mi sento vecchio. Cioè invece vorrei essere pure i giovanotti insieme a loro. Però così, però è così. Di apparire, cioè più interesse ad apparire. Oggi sono tutti VIP. Oggi ma che non conosce, come quello c'ha 100.000 follower. Non andiamo a follower, capito? Sono pure VIP che c'hanno 3.000 follower. Quanto tempo ci vuole per creare un ombrello? Allora, dipende dall'ombrello, ma un buon ombrello fatto su legno intero dalle 4 alle 5 ore se sei maestro. 8-9 ore più rimprovero e cazziata se non lo sei. Io posso ricambiare la fortuna che lui mi ha dato, ovviamente con i cioccolatini Max Tris, perché tu devi sapere che i confetti sono segno di abbondanza, prosperità, eccetera, eccetera. Quindi tu mi hai punta con il mio cornicello e io ricambio la fortuna con i confetti Max Tris. Ma questo Tris. È mio? Certo. Sì. Allora io che porto fortuna, questo è un cadeau che Lucia fa sempre ai suoi ospiti, perché effettivamente i confetti, e per questo vengono utilizzati nelle cerimonie, sono portatrici di fortuna, di buoni auspici. Guarda, se lo sapevo te ne portavo 10. Vabbè, fai sempre in tempo a portarli a me, io poi lo dico a Lucia ti dai i confetti, però, insomma, tutto Barbara, un giro. Lui mi ha fatto una promessa. Sarebbe quella che devi fare? E ti aspetto in bottega perché, guarda, cioè, siccome lei ha un grande stile. 16 secondi. Vai, mi devi venire a trovare in bottega, io devo realizzare un ombrello per te. Ma io ti adoro, grazie. Io ti vengo a trovare e ti vengo a aiutare a realizzare l'ombrello per Lucia. Anche per te è la stessa cosa. Grazie Mario Talarico per essere stato con noi. Grazie Lucia. Grazie a te, Barbara. Noi ci vediamo domani sempre qui a Studio Mattina. Buona settimana.